Sergio! No. Buonasera a tutti. La Terza Rete trasmette questa sera un varietà dal titolo Bislacco, Splendida Cornice. Programma divulgativo di livello discutibile, ma fortunatamente impreziosito dalla partecipazione di ospiti illustri che accettano di prestarsi a siparietti abbastanza scontati, come ad esempio rispolverare dagli archivi i loro esordi professionali. Presenta Geppi Cucciari. Ora però, prima di salutarvi, permettetemi una comunicazione, diciamo, di carattere personale. Nelle sale cinematografiche della Nazione è in corso di programmazione Enea, film scritto, diretto e interpretato da Pietro Castellitto, insieme ad un magnifico gruppo di attori su cui primeggia Sergio Castellitto, attore e padre nella vita del regista. Andatelo a vedere, perché questa storia parla di noi, parla di voi, parla del bisogno sconfinato di amore e di libertà che tutti noi abbiamo. Se lo avete già visto, andatelo a rivedere. Whatever it takes. Grazie Sergio, ciao, benvenuto! Adesso devo fare una pausa di circa 60 secondi, in realtà lei finge di farti una domanda. Io... Ciao Sergio! Faccio una pausa. Oh! Geppi, grazie, grazie, grazie dell'invito. Sergio, però non devo dirti proprio tutto, cioè dovevamo fare finta che fossimo in diretta. Adesso faccio un'altra piccola pausa, diciamo così, così tu fingi di farmi la domanda. Ecco. Ecco, però non devo dire... tutto bene, un grande piacere essere ospite della tua splendida cornice trasmissione e soprattutto per... ricordare a tutti di andare a vedere Enea, questo sì. Bellissimo, magnifico film. Sì, l'ho già detto Sergio, comunque sei un po' monotematico stasera, eh. Cosa stai guardando? Per innamorarmi ancora. L'unico modo per fare amicizia con la rabbia è vincere, papà. Io vengo da una famiglia povera, cos'è la differenza tra me e te? Ciao a tutti, andate al cinema. Grazie, grazie a Sergio Castellitto per aver giocato con noi. Andate.